Ciao Corrado, Ciao. Coco. Ciao. Siamo da Tirano Orange, intervista per Bo Magazine. Visto che abbiamo fatto appena uno dei tuoi nuovi brani per il disco dal vivo, volevo farti una domanda. Quali sono state le esperienze dal vivo, di musica dal vivo, sia che hai fatto tu in prima persona, sia alle quali hai assistito, che ti hanno influenzato, ti hanno fatto dire wow, io voglio fare quello, voglio andare sul palco ed essere l'idolo? Vabbè, mie personali sicuramente i due live di Napoli dell'anno scorso, del 22-23 novembre, le due date sold out a Napoli di Acquario, che diciamo sono state la mia prima vera esperienza live da solo. Forse sì, i miei primi due veri concerti. Quindi sicuramente me le porterò con me per sempre. Se parliamo di live a cui ho assistito, sicuramente forse il più bello in assoluto è stato quello di Watch the Throne di Jay-Z e Kanye West. Qua a Parlando di Milano. genere, no, a Bercy, a Parigi. Era, mi sembra, l'ultima serata dove fecero praticamente il record di Niggas in Paris Ho del presente il cerchio. videoclip. Sì, lo fecero tipo 17-18 volte di seguito. Comunque fu eccezionale perché poi vedi due artisti esagerati, diversi, che si sono incontrati, hanno messo su sto show che sì, mi ha cambiato un po' la vita, se devo essere sincero. Capito. E tu hai detto che questi concerti dell'anno scorso, il tour di Acquario a Napoli, sono stati praticamente i primi da Sì. solo in cui tu hai avuto un riscontro Sì. molto forte, però tu è da tanti anni che suoni in realtà, che suoni in giro. Io ho iniziato a girare con Luke, fatto da Hype Man per un po' di anni, fino a Malamore. Poi sì, poi non, un po' perché io ero fisso a Londra, ci siamo fermati poi sotto quel punto di vista, nel senso lui ha continuato da solo a girare live. E poi vabbè, sono uscito con La vita giusta per me, però era a Londra, in un periodo particolare, quindi non l'ho praticamente proprio suonato quel disco live. Perché eri a Londra, Perché cosa ero a ti Londra un po' anche per scelta. Era nato praticamente da poco mio figlio, quindi non andai in tour, in giro con quel disco. È un po', mi dispiace. E poi sì, ufficialmente, poi ho cominciato, vabbè, ho fatto tanti DJ set, showcase nelle discoteche, che però non è proprio la mia cosa, non è quello che proprio non ha l'effetto che ha invece live, la preparazione di un live vero e proprio, l'impatto col pubblico, sì. Era uno dei miei obiettivi quando ho fatto Acquario, era finalmente poter suonare live e poterlo portare live, perché comunque è un disco che si presta tantissimo live, quindi non vedevo l'ora di rodarlo e di vederlo. E dicevamo che tu hai passato larga parte della tua vita a Londra. Hai Sì, anche un'impresa, un sono 10 anni ho ristorante, vissuto a una Londra, sì, pizzeria, fisso, giusto? sì, Con con Luca. Luca, sì. E la tua musica a Londra, sia dal punto di vista delle influenze che hai ricevuto, sia magari degli apprezzamenti, sei riuscito a diffonderla anche in questo contesto un po' più internazionale? O ci hai anche provato, insomma? No, diffusa no, naturalmente ho conosciuto tante persone nell'ambiente lì. Tanti ragazzi che fanno musica, sia in Inghilterra che in America ho riscontrato questa cosa che quando tu dici che sei italiano e fai urban, fai musica, fai rap, quasi loro dicono davvero fai rap, fai musica, sentono le tue cose e restano sbalorditi, cazzo sta roba è figa, come se per loro non esistesse, capito? Forse ancora di più per gli americani, perché è una cosa che naturalmente è partita da loro, che ha una grande appartenenza lì, sì. Non è che
è girato il mio nome in UK, però comunque tutte le persone che ho conosciuto hanno apprezzato tantissimo, nonostante non capissero la lingua, hanno apprezzato il sound, hanno apprezzato. Si aspettava magari qualcosa di più provinciale, italico, No, stornato. no, semplicemente secondo me non si aspettavano qualcosa. A volte sì, l'effetto era quello, la sensazione che avevi. Però sì, è stato bello. Per me Londra è stata importantissima comunque per il mio sviluppo artistico. E dal punto di vista imprenditoriale, Sì. possiamo dire che il tuo primo lavoro è la pizzeria, il locale, e che il secondo è la musica, o comunque come vivi il No, mischiarsi no, delle due no. attività? Noi quando abbiamo aperto la pizzeria, io e Luca, era semplicemente a fare qualcosa che ci desse maggiore spensieratezza per continuare a fare musica. Perché quando abbiamo aperto Luca era appena uscito con L1, quindi poco dopo separato la separazione di Coi Co'Sang, un periodo non molto facile per lui, io. Non ero neanche nato musicalmente parlando, quindi no, la pizzeria non è mai stato un lavoro, è stato più sì un investimento, un passo nell'imprenditoria, però non è mai stato il nostro lavoro. Io ci ho lavorato per il primo anno, però è sempre stato, ti ripeto, solo per far sì che questa passione potesse diventare un lavoro. Perché naturalmente non è facile Non mantenersi. dovendosi preoccupare dell'aspetto Esatto, economico, puoi esatto. dare libero sfogo alla Sì, tua creatività. sì, Ho sì. capito. Tornando sulla questione sempre inglese, Sì. nella tua musica ci sono, direi, decisamente influenze internazionali, abbastanza UK, un po' R&B, tutto comunque molto black Sì. Sì. music. E un artista che tra l'altro è uscito recentissimamente col disco, che sicuramente conosci benissimo, Corrado Macna, Sì. ha lo stesso tipo di influenze in un Sì. certo senso, la Sì. musicalità, anche Sì, i sì, giochi sì. melodici con la voce Sì. sono gli stessi. La mia domanda è: perché non avete ancora fatto un disco insieme? Ne abbiamo parlato qualche volta. Sarebbe bello perché comunque sì, io e lui abbiamo le stesse influenze, abbiamo gli stessi gusti, ci capiamo a volo. Poi è nata un'amicizia speciale comunque con Corrado, siamo super amici, super fan di entrambi. Non lo so, chissà, forse un giorno. Potrebbe succedere. Sì. Allora, Floridiana, il tuo nuovo disco, esce un anno molto molto particolare. Tutti quanti praticamente hanno deciso di rimandare i progetti Sì. Sì. ufficiali anche in vista del non poter fare live e tutti i problemi causati appunto dalla situazione. Hai pensato di non far uscire il disco adesso e rimandarlo? Ma in realtà questo disco era già stato rimandato, nel senso questo non doveva essere un disco, ma doveva essere un EP che usciva a marzo. Doveva uscire a marzo di quest'anno, proprio in pieno lockdown. Poi naturalmente si è congelato tutto. Poi è stato spostato ad agosto, poi è stato spostato ai primi di settembre, poi al 30 ottobre, poi al 6 novembre. E nel frattempo, da 6 tracce che era a marzo, è diventato qualcosa in più, perché poi naturalmente ho continuato a lavorare, ho continuato a lavorare, ho continuato a scrivere, a fare pezzi, e alla fine ho detto, sai che c'è? Facciamolo diventare un disco o un progetto vero e proprio. E quindi io in realtà pensavo che più si posponeva, più era meglio, e invece alla fine è diventato il contrario. Era meglio forse se uscivo Cioè, la a finestra giusta, giugno, esatto. C'è stata la esatto. finestra da giugno a settembre, Esatto, che quella finestra lì ancora. forse è invece andata così, però va bene. Io, come dico anche nell'intro del disco, per me questo non è a tutti gli effetti il mio secondo album ufficiale. Non lo vedo esattamente come il mio secondo disco ufficiale per il modo in cui ci ho lavorato, per l'approccio che ho avuto al disco, al progetto.
Quindi mi piace definirlo un side project. Sì. C'è un disco molto curato dalla parte musicale, Sì. creativa, di testi Sì. e dal punto di vista magari della comunicazione, marketing, strategie Sì, di sì, vendita. È un po' meno un disco ufficiale, se sì. vogliamo. Sì. Ok. In questo disco, come nella resta della tua discografia, c'è Coco. La tua identità completa, perfetta, assolutamente riconoscibile dalla prima nota fino all'ultima del disco. Quali sono però le influenze che ti hanno portato ad avere questo sound effettivamente e questa cifra stilistica? Quello che ho notato proprio analizzando me, analizzando ciò che c'è al di fuori, è che le mie influenze sono rimaste, restano sempre le stesse comunque. Un po' perché noto che purtroppo c'è veramente poca roba che esce ultimamente che mi ispira e che mi fa pensare: ah, bella sta cosa, mi piace, ma ora provo a renderla mia. Ti dico, io dal 2015 ad oggi, diciamo che quasi molto spesso ascolto ancora cose di quegli anni lì. Non è uscito nulla che mi ha, capito, mi ha aperto verso nuovi orizzonti, verso nuovi. Purtroppo vedo che c'è un periodo un po' di aridità in generale nella musica internazionale, italiana. Cioè, mi ricordo quando uscì Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar, Forest Hill di J. Cole. Comunque erano dischi che mi hanno segnato, capito? Allo stesso tempo anche il disco di Daft Punk del 2013, Che dicevamo prima. che ne parlavamo prima in macchina, Random Access Memories. Sono dischi che io ho immagazzinato e che tutt'oggi comunque ruotano nel mio mondo, nel mio mondo musicale. Quindi sono rimasto, se ci fai caso, io a me piace poco, poiché a me piacciono tante cose, io sono molto aperto musicalmente, veramente passo da un genere all'altro, da un artista all'altro, cioè ci sono le sfumature 80s, Daft Punk, e a me piace farle fino in fondo così, nel senso, io non amo per esempio mischiare il rap su sonorità 80s. Se devo fare una cosa di quel mondo lì che mi piace da sempre, mi ha sempre affascinato e mi ha rapito, mi piace farlo fino in fondo. Poi per esempio per il rap, quando ho bisogno di esprimermi, e quindi ho bisogno del rap perché l'unica cosa con cui riesco a esprimermi realmente è quando scrivo, quando col rap. Perché giustamente avendo più parole, il flow, con le melodie sei sempre un po' limitato. Quindi quando ho bisogno di esprimermi scelgo il rap e scelgo il rap classic, tra virgolette, mondo J. Cole, perché è quello che per me più rappresenta e più mi piace del rap. Quindi difficilmente riesco, capito, a mischiare le cose. Mi piacciono tante cose, però mi piacciono come sono, nel senso, non, a me non sono un amante del crossover. Capito, sei più magari tu che ti avvicini agli Esatto, stilemi che ho capito. Però in questo disco, nonostante ti piaccia un sacco il rap, c'è tantissimo cantato. sì, c'è tanto cantato perché comunque la melodia comunque intrinseca dentro di me da quando sono piccolo è una cosa che mi sono sempre portato dentro. È una forma espressiva che per me è indispensabile quando lavoro a un disco. Mi piace proprio, mi fa sognare. Quindi, Capito, espande gli orizzonti. esatto. Però ho voluto metterci più rap di acquario. Sì, dal punto di vista metrico, sicuramente poi anche nelle parti più Sì, melodiche, la scrittura, diciamo, è tipica rap, molto ho inquadrata. voluto metterci un po' più rap di acquario perché sentivo la necessità comunque di metterci un po' più di rap e anche di fare un piccolo passo indietro nell'urban,
perché questo disco qua volutamente l'ho, ho voluto essere un po' più, ridimensionarmi un po', perché volevo farlo e sentivo l'esigenza. Ti volevo chiedere anche una curiosità sul disco, perché il titolo, se non sbaglio, è ispirato a un parco di Napoli, giusto? Sì. Perché hai scelto questo titolo e quindi il parco? Che cosa rappresenta? È un parco che esiste, ma riflesso nel disco è, diciamo che è più un mio immaginario, sia estetico che espressivo. È una villa, la Floridiana è una villa nel bel mezzo della, della metropoli, nel bel mezzo di un quartiere di Napoli. Ed è una villa dove andavo quando ero piccolo con mia mamma, quindi ho tanti ricordi, più che ricordi, immagini della mia infanzia, sensazioni. Essendo io comunque una persona molto malinconica e che mi piace fare questi viaggi astrali nel mio passato, mi piaceva questa cosa. Però sì, comunque Floridiana è come è il mio mondo immaginario. Mi piaceva la reference dei fiori, l'immaginario dei fiori, poiché mi affascinano molto, mi piace quello che i fiori rappresentano sempre nel mio immaginario, nel senso i fiori rappresentano comunque sai, bellezza ma fragilità, forza e malinconia, e e rappresentano anche un po' il mio modo di essere, chi sono, e quindi mi piaceva questo immaginario molto sensibile. Sensibile, esatto. Musicalmente forse la musica è la mia Floridiana in questo senso. Ho capito. E a proposito di sensibilità, il pezzo del nuovo disco, quello che hai anche cantato, Eredità, sì, con Luque, ha un titolo anche molto forte. Sì. Perché la scelta di questo titolo? Io sono molto legato a questo pezzo perché io scrissi questo pezzo proprio all'inizio della quarantena. Perché all'inizio della quarantena ero molto produttivo, anzi la presi bene, dissi cazzo, però la sto prendendo bene, io pensavo di abbattermi completamente. E invece questo è stato il primo e l'ultimo pezzo che ho scritto in quarantena. Quindi... Però mi piacque molto scriverlo, anche perché era da molto che provavo a scrivere qualcosa del genere, nel senso provavo qualcosa che mi lasciassi andare, dicessi quello che volevo in quel momento. E non avevo il ritornello, perché poi finita la quarantena lo registrai, andai in studio e lo registrai. Non avevo il ritornello, andai a casa di Luca e per fargli sentire il pezzo, semplicemente, gli feci sentire questo pezzo. Sì, ho registrato questo pezzo l'altro giorno, che ho scritto pochi mesi, un mese fa. Dimmi se ti piace, dimmi che ne pensi. E a lui piacque tantissimo e mi disse, no, vabbè, il ritornello lo devo fare io, lo faccio io. Forse 5 minuti, 4 minuti, lui scrisse il ritornello, cosa che non è alla lui, perché lui è molto come me, nel senso è molto simile a me, siamo le persone che pensano veramente tanto sulle cose. Luca pure è molto meticoloso, ogni frase deve essere... Invece questo ritornello lui lo scrisse di getto, e quando lo sentì mi emozionò molto, perché io l'ho percepito come una dedica a me. Ok, questi sono discorsi che io e Luca ci facciamo sempre sul non vedere sempre tutte le cose negative come fini a se stesse, ma farne tesoro e in primis far sì che di apprezzare quello che abbiamo, ok? Questa è una cosa che noi ci diciamo sempre, noi dobbiamo imparare ad apprezzare, a vedere ciò che abbiamo. E mi è piaciuto molto questo ritornello perché, come un fratello maggiore che lui è, sia nella musica che nella vita,
l'ho percepito, capito, come una dedica ad un fratello più piccolo, e mi emoziono tantissimo quando l'ho sentito, quindi ci sono veramente super legato affettivamente, al di fuori della riuscita del pezzo, è un pezzo a cui tengo tanto. Proprio per questo motivo. Perché è bello quando poi si incrociano, diciamo, il piacere di stare insieme, sì, il piacere di fare musica, sì, insieme, si sente che, cioè, è vero, da quel qualcosa in più, proprio a livello di emozione, di sensazione. Sì. Quindi sì, è proprio bello. Bello. Un'altra domanda, tuffo nel passato. Mm. Il tuo primo EP si chiamava Doveva andare così. Sì. Cosa direbbe adesso di com'è andata qua Rado? Mm. Doveva andare così. È andata come doveva andare, nel senso che... È andata bene. È andata bene, sì, è andata bene. Io sono super soddisfatto del mio percorso, nonostante a volte sembra che... Cioè, sembra... Nonostante sono molto insicuro e molto incerto a volte, però sono molto soddisfatto di quello che ho, di quello che sto raggiungendo, perché so che lo sto raggiungendo con le mie forze, con restando fedele a me stesso, restando fedele a quello che amo. Io sempre fatto e sempre farò quello che mi piace, però sono contento perché la crescita la vivi giorno per giorno, progetto per progetto, e quindi è soddisfacente, nonostante è normale che a volte delle cose uno ci pensa, magari si butta giù, però io sono soddisfatto del mio percorso, perché comunque so che le persone che mi seguono per una ragione, per un motivo, ok? So di avere il mio motivo, e questa cosa per me è molto importante. E l'ambizione qual è? L'ambizione, vabbè, sicuramente è arrivare a più persone possibili. Non c'è limite? No, sì. Se fossi in aeroporto adesso, dove andresti? Adesso? Forse a Los Angeles. Dire che la possiamo fare, sì. Sì. Bella scelta, bella scelta. Ti prego non darmi consigli se non mi capisci. L'ho scritto tra le cose che non ho saputo dirti. Ricordi quella sera a cena con tutti i tuoi amici. Mi sorridevi se parlavo dei miei sacrifici. Lo sai da dove vengo io, la gente è chiusa. Nessuno ti prende sul serio se fai musica. Per questo che non lo dicevo in giro quasi mai, ma difendevo la mia fede come un hooligans. Siamo diversi ma adesso non mi interessa più, perché a cambiare qualcuno alla fine cambi tu. E dico quello che penso senza pensarci su, perché per guardarmi dentro non basterà uno zoom oggi, che basta guardarsi per giudicarsi, e siamo tutti così esperti in vite degli altri.